siedi in pizzeria, prego, da mangiare, due margherite. Arriva, margherita. Coglione, anche se fai così veloce, è sempre una per una. Da bere, coca e birra. Coca, per me. Birra, uguale, bevo sempre io, non bevo niente. Sono andato con mia figlia e tre sue amiche a mangiare la pizza. Quattro coche e una birra. Bambine, 8 anni, arriva il cameriere. Birra? Io ho detto, testa di cazzo, dagli alla mia figlia, si droga anche se c'è anche un pippotto. No, ma poi quelli che prendono l'aereo, che già hanno la fila 27C, già dalle prime file cominciano. Uno, due. Che da dietro senti, coglione, in fondo. Non è che li mettono a casa i posti, 1, 38, 27. No, guarda che ti fanno impazzire, no? Voi ridete? Allora, no, io sono di Milano, noi già a prescindere siamo nervosissimi, facciamo il mattino, che era le 8, tutti che corrono, dove cazzo vai? Cazzo sono, corrono tutti. L'altra mattina gli ho chiesto uno, scusi sta l'ora, sì, e se n'è andato. Sono stato al benzinaio, mi controllo le gomme, 1, 2, 3, 4, ci sono tutte, fai fuori dei coglioni. Noi siamo stati i primi ad accettare la globalizzazione, noi abbiamo il kebab negli autobus, anziché il timbrare, il cartellino, c'è uno che ti affetta lì. L'avete mai mangiato un cazzo di kebab? Cosa c'è dentro? Salse, verdure, e poi, ah, che buono! Alla notte senti, ci fanno impazzire. Noi siamo stati i primi ad accettare la globalizzazione, io per primo. L'altro giorno ero fermo al semaforo, è arrivato un ragazzo di colore, mi ha bussato a finestrino e mi ha detto, amico, sono 3 giorni che non mangio. Gli ho detto, male, bisogna sforzarsi un pochettino, bisogna prendere un... No. Sono stufo, ci sono delle robe... Signora, sia gentile, chiude le gambe, si vede la bustina del tè da qua, se riesce... Perché sono anche in fase di accoppiamento, non vorrei che... No, mi ha dato una signora vostra dell'Herbalife qua, un prodotto quello energetico. Minchia, non sto fermo, ero dietro di là, facevo, continuavo a fare. Un attimo, c'è anche la signora Fletcher qui con quell'altra. Dov'è che vanno queste qua? Vabbè. Vedo che ci sono un sacco di coppie stasera, sono contento. Qua qualcuno non c'è più, erano... Come mai? Pronto? Capisci? Sei italiano? Mi guarda così. Hai preso anche tu il Focus Stratus lì, come si chiama quello lì? Allora, quei signori là sono una coppia, giusto? Da quanto siete insieme? Siete di un pullman, capite? Siete al tavolo con lui? Cazzo, è facile la domanda. 30 anni, signora. Un applauso, 30 anni! Porca miseria, 30 anni è tantissimo. Signora, complimenti. Si ricorda il nome del marito, signora? Se lo ricorda? Che va via la memoria. 30 anni chi c'è? C'era Giolitti, presidente del consiglio, giusto? Ma guarda, anch'io sono stato sposato 18 anni, poi ho dato le dimissioni prima, ho detto no, non arrivo alla pensione, non me ne frego un cazzo, cerco un altro posto di lavoro. E ho fatto un rewind di cosa è accaduto con mia moglie, no? Mi ricordo. Le donne, appena le conosci, quelle del nord, hanno tutte quella voce da pantegana piccolina. Conosci una? Ciao, ciao, sono una gattina. E anche noi maschi, ciao, sono Winnie the Pooh. Le cazzate che si dicono i primi mesi di fidanzamento. Qua vedo, era una coppia, siete insieme da poco? 8 anni, com'è? C'è ancora quella cosa, eh? I messaggi che si mandano i primi 4 mesi. Amore, hai mangiato? Sì. E i biscottini 2. Prova dopo 30 anni, pronto? Ma che cazzo vuoi? Ti chiamo dopo, metti giù. Guarda, aspetta, io mi ricordo la prima sera che l'ho portata fuori a mangiare. Dicevo, amore, stasera 8:30 vengo a prenderti. Lei, 8:30, 8:30, 8:30. Dicevo, è rincoglionita, 8:30. Gli citofonavo, chi è? Sono le 8:30! Che cazzo sono i testimoni di Geova? Sono io, gli ho detto. Scendo subito, 9:15, 9:50. Avevo fumato una stecca di Marlboro Light, c'era un fumo. Arriviamo al ristorante, momento dell'ordinazione. Amore, cosa prendi lei? Guarda! Guarda!
ci sono i tagliolini con le ragostelle. Ho visto, 32 euro, ho visto che ci sono. Da bere, lei, se c'è un Cadebosco dell'89. Fino all'altro giorno bevi l'acqua delle pozzanghere, stasera... Paghi il conto, non è finita, perché arriva il cagacazzo con le rose, quello... Io ho scoperto perché piange, perché ha le spine delle rose nelle mani. Poi c'è un altro, quello che passa per i tavoli, ti lascia dei pupazzi, ti guarda e ti fa... pupazzo. Che uno gli dice, scusi, non ho capito che stavo parlando. Pupazzo. Ti lascia un bigliettino sul tavolo, sul bigliettino dici, ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, pupazzo, non si capisce. Dov'è quel signore di 8 anni? Se non sono indiscreto, come si chiama? Prego? Dado. Di brodo, di carne o di vegetale? Ah, Nando. Scusa, Nando. Fatti i cazzi tuoi, te. Nando, come si chiama la signora? Paola, Nando e Paola. Allora, dimmi la verità, uscito dal ristorante, quanto hai speso? 110, 120, hai mangiato dei cordoni. Dici, prima di tornare a casa, qualcosa succederà, almeno per andare a pari dei 120 che ho speso. Anche una seghetta sotto casa, tranquillo. Ci sta bene, proprio, ciao, ciao, buonanotte, a posto. E uno andava a pari. Invece lei cominciava, andiamo a un cinemino, minchia. Quando vai al cinema con i tuoi amici, i film che vai a vedere sono Robocop, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, film che ti condizionano, perché tu esci dal cinema, basta che uno dice, scusa, che ora è? Vai via che ti ammazzo di botto, non più, vai via. Invece le donne vogliono vedere film di spessore, lezioni di piano. L'hai visto, Lando? Sono andato io a vederlo, meno male che avevo il posto libero a fianco. Ho preso i coglioni, li ho appoggiati. Poi, non ai nostri tempi, mi permetto di coinvolgerti, Nando, anche quel signore là, come si chiama quel signore? Come si chiama? Daniele? Daniele, Daniele. La signora come si chiama? Patrizia, Daniele e Patrizia. Tanto siamo qua in pochi, 7.000. Voglio fare una domanda. L'amore in macchina l'avete mai fatto? Lui dice sì, lei no, eravate insieme, sì o no? A me non mettetevi d'accordo sulla risposta. Lui, lei, io. Allora, Patrizia, succedeva così. Verso la 1:30 di notte il maschio la porta in una via buissima e lei cominciava. Cosa vuoi fare? Niente, adesso c'è un mio amico nei Colli Euganei a Verona. La convincevi, lei cominciava, sì, ma hai chiuso bene. No, adesso alle 3 arriva un mio amico con la fiammosa idrica ci chiude dentro. Nando, per noi maschi, per fare l'amore in macchina è sempre stato scomodissimo, perché sei tu che dalla posizione di guida devi passare dall'altra parte. Durante il tragitto, con il jeans giù, avevi il passante della freccia, pom, incastrato così. Io una volta ho acceso la luce, signora, ho detto, cazzo, eravamo in due, chi è che mi tira da dietro? Per stare comodo lasciavi la gamba incastrata tra il freno e l'acceleratore di là. Dovevi stare attento al cambio che non ti andava nel tamarindo, quindi... Il ginocchio lo incastri tra il sedile e la portiera. Là in mezzo ci sono dei ferri che solo noi maschi sappiamo il dolore che si prova. Braccio sinistro da qualche parte devi appoggiarlo, lo appoggi di qua. Solo che con l'umidità che si crea, va via il braccio. Allora devi dargli il colpo a cucchiaiella. Di là non ci arrivi e chiedevi l'ausilio alla cintura di sicurezza. Questa è la posizione del maschio la prima volta che devi fare l'amore decorosamente. Nel buio vai alla ricerca. Io una volta l'ho lasciato un quarto d'ora nel posacenere, ho sentito caldo, ho detto sarà qua, così. Si partiva. Lei dopo 10 secondi cominciava, amore, devo dirti una cosa. È importante perché c'ho già un crampo qua dietro e c'ho il braccio tutto informicolato. Dimmi! Guarda che io non prendo niente. Ma neanche un crodino, proprio niente. Allora, c'è una scala, posso scendere da qualche parte? Allora,
succede che i primi tempi tu la riportavi a casa e sotto casa lei ti diceva: amore, ciao, ciao, patato, ciao, sono stata bene anch'io, ciao, ciao, vai, tu vai, perché tanto non trovo le chiavi di casa. Tu vedi le ragazze quando vanno alla ricerca delle chiavi nelle borse, cominciano. Io ho scoperto il perché. C'è un occhio di bue, Lucifero, tecnico delle luci. Cago un cazzo di nessuno qua. Aspetta che glielo chiedo a questi qua. Voi siete i capi dell'Herbalife? No. Niente. Vabbè. Scendo un attimo. Lucignolo! Ciao, Canon. Vediamo, signora, ecco, se non sono indiscreto, di chi sono queste meravigliose borse? Questa è sua, signora? Mi permette di prenderla e portarla sul palco? Ha ancora 6 secondi, 5, 4. Dandomi questo permesso mi sta autorizzando a mettere le mani all'interno. Perfetto, come si chiama la signora? Flora, che ha una sorella che si chiama... Chi sono? Condominio, condominio. Allora, la Flora si è portata questa borsa. Le donne hanno le borse che pesano 4,6 kg, 4,6 kg. Tu le vedi, camminano per strada, sentono squillare il telefono, si fermano. Io ho visto ragazze che rispondono da fuori. Pronto, dimmi, ti chiamo dopo che non so dove cazzo è il telefono. Andiamo a vedere la Flora per questa serata meravigliosa. Stasera si è portata il necessario. Allora, partiamo da... crema per le mani, perché verso mezzanotte si secca tutto e bisogna dare la day lotion della Herbalife Everybody Yesterday. Gli crepa anche l'ascella, signora, gli muore l'ascella. Verso una certa ora muore. Non si sa cos'è. Man. Oh, profumo? Sempre Herbalife? Beh, un po' di ammuchina, magari si dà male qualche mano a qualche puzzone. Poi, per la seghetta, sempre anche in macchina, quella roba là. Un lucidalabbra, giusto? Siamo già a 5 prodotti. E partiamo con questo che è il cugino della borsa, vedete? Cosa c'è qua? Non lo apro, signora. Cose per la patata? Eccoci qua, un altro portafoglione, giusto? Questo che funzioni ha? Non lo sa anche lei, ha detto, era lì sul comodino, non sapevo che cazzo fare, ho detto, lo metto. Allergia, a che cosa, signora, allergica stasera? Non si sa mai. In questo momento, a me è allergica. Quindi è l'antipucci, questa qua. Ecco, oh, vede? Neanche questo non si apre. Quindi sono due gli oggetti da non aprire. Questo posso. Si era scordata che le cose sono di qua. È sicura che io possa aprire questo? Non ci sono cose... No. Trucchi, trucchi normali. Un ripristino si dà sempre. Brava, signora. Aspetta. Come avete visto, le chiavi ancora non si sa dove cazzo sono. Occhiali da sole? C'è il solstizio di mezzanotte oggi? No. Lascia la casa. Ah, 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 ah. L'utilità. Qual è? Scusa, amore, fatti guardare un attimo bene che... Ah, 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 Herbalife, specchietto? Con tutti... Biglietti da visita, tutti raggruppati. È una professionista, la signora. Ma le chiavi, dove... Ma ce l'ha una porta lei per entrare in casa? Non ci sono, ve lo giuro. Fa niente, un bel applauso a Flora che si è fatta mettere le mani nella borsetta. Vieni a prenderti le... Poi la donna, giustamente, dopo un po', 4 anni, si va... Convivi, Nando, tu, convivi? Dopo quanto è stato a convivere? 2 anni, subito c'è stata la richiesta immediata, il raccomandata. Perché ci sono quelle che ti chiamano il mattino, ci sono quelle che piangono. Io non... Dice, amore, sei in ascensore, vuoi chiamarmi dopo? O sennò quelle che diventano come l'esorcista. Adesso basta! Ti odio, bastardo! Ti propongono la convivenza. Noi maschi ci spaventiamo, perché noi fondamentalmente siamo dei mammoni.
Io finché abitavo a casa con la mamma, tornavo alle 3 del mattino, camicia sudata dalla discoteca, la vasca là in fondo, aprivo la porta del bagno, prendevo la camicia, ma si affaccoli. Le scarpe una in balcone, l'altra aprivo la stanza dei miei genitori, pum, in testa mio padre. Lui prendeva la scarpata, toccava mia mamma e gli faceva, è tornato. Mi sono accorto di come è cambiato il modo di far l'amore. Noi maschi, primi tempi, giriamo per la casa nudi, mangiamo solo l'ananas, arbre magica al melone sotto le ascelle. Lei, tutto amore, vado in bagno, mi cambio, esco subito, usciva, tongi patongi, tenzi patan, ti guardava. Dopo 20 anni, una volta al mese, al giovedì, mi dava un pugno nel fegato alle 2 del mattino, mi guardava e diceva, voglio fare l'amore! Una sera gli ho detto, stai calma, c'ho bisogno di mezz'ora di concentrazione. D'inverno noi maschi giriamo per la casa col pigiama di ciniglia, quello che quando cammini fa le scintille che sembri Robocop. Siamo andati io in bagno, io e lui da soli. Ho tirato sul box e gli ho fatto, oh! Lui, cosa c'è? Gli ho detto, va che facciamo l'amore stasera, sei sicuro? Sì, come facciamo? Gli ho detto, stiamo svegli 10 minuti per uno. Parti tu. Lei, io sono andato in bagno, no, lei esce al bagno dopo 20 minuti, a noi maschi a quel punto senti, ti sparisce tutto. Ti rimane la pelle di daino per pulire i vetri della macchina. Poi la donna nella convivenza si lamenta in continuazione delle tue abitudini. Adesso vuole che voglia. Devi smettere di fumare! Mi manda in balcone. L'ultima volta nel mese di dicembre in balcone ero io e il Babbo Natale, sai quello appeso alla grondaia così. Ho provato con la sigaretta elettronica. Ho speso 10.000 euro la prima settimana. Perché io ho distinto, la buttavo per terra e la spegnevo. Devo ricomprare una al minuto. Casini, 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 sempre casini, in vacanza, io non capisco le vacanze. A maggio dice, amore, va che andiamo in vacanza. Devo fare la valigia. Minchia, ad agosto, mancano 3 mesi. La valigia per le donne è di questa dimensione. Dentro c'è il citofono, la smart, il portinaio, il microonde. Per noi maschi la preparano sempre loro. Un sacchetto dell'S lunga, con dentro 2 infradito, tutte e 2 dello stesso piede, che la prima settimana non riesce ad andare a bere il caffè, perché non è la convergenza, non riesce a girare. Si arriva in spiaggia, lei apre il suo asciugamano. 100x288. Amore, il mio non ci stava! Ti dà quello da bidet feltrito. Signora, questa signora simpatica che ride. Come si chiama, signora? Prego. Sara. Sara, hai visto? Sara, ditemi la verità. Perché voi donne tutte l'estate comprate 3-4 costumi nuovi? Quello inzigrinato, impralinato, la tetta dentro, la tetta fuori, perizoma, zebrato. Noi maschi, io da 16 anni lo stesso, quello rosso. È diventato così piccolo che l'estate scorsa a Rimini giravo per la spiaggia con un coglione di fuori, uno solo. Il bagnino da lontano mi fa, Pucci, guarda che c'è una palla di fuori. Gli ho detto, no, no, è il morso di una zanzara. Gli ho detto io spero di essere stato all'altezza di questo pubblico meraviglioso. Se ci sono riuscito, fatemelo sentire. Devo dire una cosa, ridi là. Devo dire una cosa. Farla pipì, maledetto. A favore di Milita devo dire una cosa, che la conosco da tanti anni e ho avuto la possibilità di vederla anche senza attacchi nei camerini e l'abbiamo persa. Dov'è Milita? Eravamo durante le prove nei camerini. Milita! Milita! Dove cazzo è andata? Milita! Me le tolgo? No, no, sei sempre un bel pezzo di ragazzo. E sono sempre lieto e orgoglioso di fronte alle autorità che mi hanno invitato anche per quest'anno a fare la vostra... Che facciamo? Grazie a voi, grazie a voi. No, perché devo dire che ogni volta che mi chiamate il mutuo subisce meno. Grazie signora, anche lei che le ho detto. È italiana la signora, no? Di chi era la borsa questa sera? La borsa era di Flora, di Flora. Trovato. Va bene, io vado fuori dal cazzo, dunque. Grazie ad Andrea Pucci! Ciao signori!